Sono ricordi di infanzia. Da ragazzino abitavo alla Noce e andavamo con l'autobus ai famosi Bagni Italia, quindi ad Acqua dei Corsari, dove l'acqua era più salubre, più limpida, c'erano le palafitte, quindi sono ricordi di infanzia. Successivamente, con la bicicletta, quando abitavo al villaggio Santa Rosalia, mi recavo ai Bagni Virzì. E ricordo ancora la piscina, una piscina piccola, non sarà stato più di 15-20 metri, che c'era. E anche lì c'erano le palafitte ed era abbastanza tipico vedere dei mini villini, cioè in pratica c'erano queste capanne dove la gente cucinava, mangiava, le solite tavolate, quindi tutto molto tipico, prettamente palermitano. Successivamente, quando ho fatto il giornale, quindi parliamo di anni recenti, ci siamo occupati delle varie bidonville che nascono come i funghi quando c'è il periodo estivo. Il palermitano di una certa estrazione sociale, non avendo la possibilità di avere un villino o di avere una capanna, in pratica ricreava un luogo di residenza a mare, dove normalmente si lasciava la famiglia, lui andava a lavorare, la sera si ritornava lì e si stava ovviamente con condizioni di vivibilità molto precarie. E questo l'abbiamo raccontato con Giulia Despuches, una professoressa universitaria che collaborava, abbiamo fatto diverse interviste, diverse fotografie e abbiamo trovato un mondo un po' particolare. Avevano la barca, avevano il motore, riuscivano a gestire una vacanza per parecchio tempo stando lì e ovviamente degradando ancora di più la zona veramente degradata.